mamma è ammalata da molti anni, da circa 10 anni, non è di fatto autosufficiente. Da allora ha avuto un aiuto di giorno e poi di notte invece c'era mio padre che, anche se lui un po' malato, però l'aiutava. Invece a marzo dell'anno scorso mio padre è morto improvvisamente, per cui ci siamo trovati con la necessità di avere un'assistenza a tempo pieno. Inizialmente mi sono rivolto a degli amici che sapevo che avevano avuto problemi simili. Alla fine uno mi ha cominciato a darmi un numero di telefono di un altro amico che aveva avuto la madre morta di recente, per cui aveva la badante che era in cerca di una nuova occupazione. Questa signora non era disponibile, però aveva passato poi il numero delle altre amiche, per cui ho cominciato a ricevere telefonate da ogni dove di persone delle più disparate che cercavano occupazione e che mi chiedevano, non so, quant'era la paga, dove era il posto in cui dovevano stare, cosa dovevano fare, però senza nessuna, da parte mia, affidabilità, perché tra l'altro più la catena si allungava e più io non sapevo con chi andavo a parlare. Sono Irina, venuta da voi 7 anni fa, senza informazione, senza niente, penso da dove io devo andare, come si fa a cominciare. Sentite e si può andare a lavorare come assistenza anziani. L'Italia è il paese più longevo d'Europa. Il 20% dell'intera popolazione ha più di 65 anni e si calcola che tra 30 anni un italiano su 3 sarà una persona anziana. Attualmente in Lombardia vivono 1.800.000 ultra 65enni. Di questi, tra i 170.000 e i 280.000 sono non autosufficienti. Molte famiglie lombarde si devono confrontare quotidianamente con un pesante problema di assistenza di cura. La soluzione più adottata è la presenza in casa di un assistente familiare. Mangia tutto o basta. Le badanti in Lombardia sono circa 126.000. Sono di gran lunga il servizio più utilizzato per l'assistenza alle persone anziane. Una presenza diventata di massa. Questa presenza è marcata da una forte diffusione del mercato nero, a cui si associano una serie di caratteristiche. In primo luogo il fatto che il mercato nero è un mercato deregolato, poco qualificato, è un mercato che si collega poco al sistema dei servizi, è un mercato in cui domande e offerta si incontrano da soli in base a un fai da te legato alle singole persone, ma in cui c'è poca corrispondenza tra le capacità delle assistenti familiari e i bisogni specifici delle famiglie. Il sommerso è diventato la prassi per il 60% dei rapporti di lavoro. Di questi, la maggior parte non può essere sanata, in quanto le assistenti familiari non sono in possesso del permesso di soggiorno. Ma c'è anche chi, nonostante sia in Italia regolarmente, ha optato per il lavoro nero. I motivi di queste scelte sono da ricercare nell'impostazione della legge sull'immigrazione Bossi-Fini. Questa legge ha penalizzato le modalità per poter usufruire della pensione e quindi molte lavoratrici straniere, soprattutto quelle del paese dell'est, che hanno un progetto migratorio limitato nel tempo, non si vedono poi riconosciuti i contributi versati e quindi preferiscono lavorare in nero, quindi poter usufruire di risorse economiche immediate anziché poi poter accedere alla pensione. L'altro meccanismo per cui rimane alto il tasso di clandestinità tra gli assistenti familiari è che i decreti flussi hanno sempre sottostimato quello che era la necessità di lavoro all'interno delle famiglie, per cui molte assistenti familiari non hanno potuto accedere alla regolarizzazione. Nella nostra zona i motivi del successo delle badanti sono tante. Uno, il fatto che la maggior parte dei nostri anziani usufruisce di una casa di proprietà, per cui ha comunque la possibilità di rimanere al proprio domicilio senza
gravare anche con il costo dell'affitto sulla propria pensione, che in genere non è ricchissima. Poi perché anche nelle famiglie dove esiste la disponibilità a curare l'anziano non del tutto autosufficiente o con problemi di salute, la maggior parte del peso assistenziale grava sulle donne e grava su donne che hanno altri impegni. Quasi tutte le donne della nostra area hanno un lavoro. La scelta comunque, soprattutto nel caso di anziani con figli, sulla decisione da prendere nella cura, crea anche un altro problema, che può essere una serie di conflittualità tra i figli sui compiti e gli interventi da attuare nei confronti dei propri genitori. L'arrivo dell'assistente familiare significa normalmente per l'anziano cominciare un nuovo rapporto che si fonda su quella che è una scelta subita, e quindi si viene a trovare accanto una persona che invade il suo spazio vitale ed il suo tempo, e che contemporaneamente è una persona estranea all'anziano, da cui però l'anziano dovrà dipendere e con la quale dovrà intraprendere anche un difficoltoso percorso di ricerca di quella che è un'intesa di vita, un equilibrio. Il bisogno di assistenza coglie quindi tutti impreparati nella ricerca di soluzioni adeguate ai bisogni di una società in veloce evoluzione, che deve confrontarsi con l'invecchiamento di larghe fasce della popolazione. In questo scenario estremamente complesso, Istituto per la Ricerca Sociale, Caritas Ambrosiana, Comune di Brescia, Comune di Sesto San Giovanni e CGL Lombardia hanno dato vita al progetto Qualificare il lavoro privato di cura.